Ciao bellini, benvenuti o bentornati sul canale. Come avrete letto dal titolo, oggi mega unboxing di nuovi prodotti che ho appunto scelto su Lookfantastic. Bene, abbiamo una maxi box qua dentro con un sacco di prodotti. Adesso andiamo ad unboxare insieme, ma come sempre, prima di iniziare ad unboxare, vi ricordo di iscrivervi al mio canale per sostenerlo e di attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei prossimi video. I'll never catch you while I'm this small. My curious butterflies. You mean bread and butterflies? Oh, yes, of course. Allora, partirei con un must che mi vedete indossare praticamente in ogni video, che sono queste due matite. Ne ho prese appunto due dello stesso prodotto, ma andiamo a visualizzarne una. Inutile che io provi a fare un qualcosa in ASMR in questo momento perché non ne sono assolutamente capace. Non sono neanche molto buona a togliere una pellicola da una matita, a dire la verità. Ma perché non voglio dire una cosa stupida, ma secondo me hanno messo due pellicole una sopra l'altra. Bene, sono riuscita a spacchettarla dopo un po'. Ed è questa qua di NYX, la Eyebrow Powder Pencil nella colorazione Ash Brown. Ed è la matita sopracciglia che io utilizzo tipo da almeno 10 anni e che amo. Mi piace davvero. No, dai, 10 anni no, forse 7 anni, 8 anni. Però comunque davvero da tantissimo utilizzo questa matita e anche quella che appunto sto indossando oggi. Per me le sopracciglia sono un punto che adoro. Io adoro anche questo fattore di avere le sopracciglia un po' grosse. Sono mie, sono naturali, ma le vado a riempire un po' con la matita appunto. Semplicemente le pettino. Non faccio niente di che anche perché già faccio la laminazione, quindi non mi occorre null'altro. Ne ho acquistate due appunto come dicevo perché ho paura sempre che vadano in sold out o comunque fuori produzione essendo un prodotto molto vecchio. Quindi ne ho acquistate due così almeno me lo tengo da parte e le avrò sempre quando mi servono. Ma passiamo avanti perché per parlare di due matite ci ho messo davvero davvero ore e ore di registrazione. Passiamo ad un altro prodotto che conoscevo già, che mi sono mangiata diciamo. Però avevo preso al riso, invece in questo caso sono all'avocado. Sono queste sheet mask, in questo caso firming, e sono 5 confezioni all'interno di questo pack, quindi 5 sheet mask all'interno di questo pack, carine come maschere, ve le consiglio. Sono davvero valide, sono anche molto molto recensite bene, non solo da me, quindi ve le consiglio. Queste sono appunto del brand Holika Holika, appunto sono 5 sheet mask, niente di che. Però comunque ve le consiglio, è un prodotto con il quale mi trovo bene e in questo caso ho deciso appunto di acquistarle all'avocado. Di solito le ho provate al riso e mi erano piaciute veramente molto. Ora passiamo un po' ai prodottini che ho pescato di un brand che sto adorando, quale ho deciso anche di parlarvi magari prossimamente in un video completamente dedicato a questo brand, ed è The Ordinary. Ora vi mostro un po' tutte le cose che sono andata ad acquistare. La prima cosa è la sunscreen, quindi una protezione solare, in questo caso UV filter con SPF 15, con all'interno antiossidanti, davvero perfetto come prodotto appunto per esporsi al sole, perché all'interno, oltre a contenere l'SPF 15, contiene antiossidanti che vanno a proteggere ulteriormente la pelle dalle aggressioni esterne. Quindi un prodotto davvero ottimo da utilizzare in questo periodo. Da la fine di aprile, l'inizio maggio, io già inizio a usare almeno la 20, la 30 in faccia, per non parlare poi da giugno, che io assolutamente uso la 50 per tutto il periodo dell'estate. Io sono una persona che fortunatamente durante il giorno, lavorando all'interno, non mi espongo molto al sole, perché quando esco di casa e quando ritorno a casa il sole non c'è. Quindi per questo motivo, visto che non mi espongo molto al sole, posso permettermi di utilizzare appunto un SPF 15 per il momento. Poi ovviamente ne integrerò con qualcosa di più alto. Passiamo agli altri prodottini di The Ordinary che volevo appunto mostrarvi. Sono questi due, sono dei must have per quello che riguarda la mia skincare, e sono il siero alla caffeina per il contorno occhi e l'acido ialuronico, il siero all'acido ialuronico. Entrambi sono all'interno della mia skincare everyday, tutti i giorni, perché questi qua sono appunto i prodotti che utilizzo la mattina. Infatti ogni mattina per il contorno occhi vado con il siero alla caffeina di The Ordinary. E come siero idratante vado invece ad utilizzare questo, che è a base di acido ialuronico, precisamente lo Hyaluronic Acid al 2% più B5. Poi, altro brand che ho scelto di acquistare è Revolution.
ho acquistato questo setting spray, questo fixing spray, IRL All Day Filter, appunto di Revolution. È nuovo, non l'ho ancora provato, però generalmente con i setting spray di Revolution mi trovo molto bene. Andiamo insieme a spacchettarlo e magari, perché no, lo proviamo in questo momento, visto che tanto... Ok, mi piace anche lo spruzzo, carino. Non bagna molto la pelle, sembra che la idrati. È mattifying, spero in modo non eccessivo perché sapete che non adoro eccessivamente l'effetto mattificante. In realtà è a base di cocco, quindi non credo proprio che sia così mattificante. Cioè, per lì grazia non ci credete, perché tutto quello che contiene cocco lo sento anche dal profumo. Difficilmente, infatti, non mi sembra che abbia tolto per niente glowy o abbia creato secchezza per nulla o opacità. Devo essere sincera. Ma come fissante, secondo me va bene. Io appunto ho bisogno di un fissante leggero e che vada a togliere quell'effetto polveroso delle ciprie perché ho la pelle secca. Tornando a noi, altro prodotto che ho preso di Revolution è questo di Revolution Skincare London. Hyaluronic Acid Eye Patch. Sono appunto 60 patch per gli occhi a base di acido ialuronico. Sono molto cute. Andiamo ad aprirli insieme, tanto non c'è problema perché li volevo già utilizzare oggi. All'interno c'è una pinzettina molto carina con il quale andare a prendere i patch. Ovviamente c'è il doppio tappo e questi sono i patch. Carini perché sono tipo jelly, molto molto carini e glitterati, trasparenti glitterati. E questi appunto sono 60 patch occhi che sicuramente andrò a utilizzare tantissimo. Voi sapete che durante la mia skincare integrerò almeno 3 volte alla settimana patch occhi e maschere viso. Questi erano i prodottini Revolution che sono andata ad acquistare. Arriviamo con gli ultimi prodotti che sono all'interno della nostra scatola e sono tutti dello stesso brand, monobrand, come vedete. Un nuovo brand che ho avuto il piacere di conoscere grazie a un PR pack che mi è stato mandato recentemente, che conteneva alcuni prodotti che vengono appunto generalmente venduti su Lookfantastic, e il brand in questione è The Inkelist, e dei loro prodotti ho acquistato un po' di cosine, adesso ve le mostro. Qui ci sono i prodottini, eccoli qua, sono 4 e inizierei da questo detergente all'acido ialuronico. Ed è appunto lo Hyaluronic Acid Cleanser. È molto bello questo prodotto, questa azienda, perché la trovo fantastica. Adesso vi mostro. Dà delle spiegazioni super pratiche per come utilizzare i prodotti. Allora, vabbè, andiamo nei dettagli. Questo è un 150 ml, si può utilizzare giorno e notte. Vedete, qui c'è sole e luna che ci identificano come utilizzarlo. E ovviamente qui di lato abbiamo anche una piccola mappa di dove andare a utilizzare durante il nostro processo di skincare il prodotto. In questo caso è il primo step, ovviamente, quello del cleanser. Secondo prodotto che volevo mostrarvi, sempre di The Inkelist, è questo qua, è il siero al retinolo. Sono 30 ml di prodotto e questo va utilizzato la sera. Il retinolo assolutamente non è un prodotto che è amico dei raggi solari. In questo caso va utilizzato come terzo step, quindi cleanser, poi hydration e treat, quindi questo è lo step da utilizzare dopo il tonico. Subito dopo il tonico possiamo utilizzare, o altrimenti possiamo utilizzarlo subito dopo aver applicato il nostro trattamento esfoliante, quindi per esempio un acido. Perfetto, quindi ci suggerisce anche che possiamo utilizzarlo insieme agli acidi. In questo caso prima i prodotti occhi che sono andato ad acquistare. Questo è il prodotto occhi che avevo provato nel PR Pack, ed è la crema contorno occhi al retinolo. Anche questa da utilizzare esclusivamente la sera, ma voi come sapete il mattino vado ad utilizzare quella alla caffeina, che a differenza di questa che va a liftare, ringiovanire, togliere le macchie, va a svegliare lo sguardo e sgonfiare e rendere più chiaro il contorno occhi. Questo qua è un 15 ml e viene appunto utilizzato la sera, come dicevo. E in questo caso consigliano di utilizzare dopo il siero a base di retinolo, da utilizzare appunto come step prima, ed è quello che vi ho mostrato poco fa. Dopodiché c'è l'idratazione Moisturize, che in questo caso viene data con vitamina B, C e D. Questo qua è proprio vitamin B, C e D Moisturizer. E
ed è appunto utilizzabile giorno e notte in questo caso. Sono 50 ml e loro appunto ce lo consigliano come penultimo step prima di andare a utilizzare il nostro SPF. Mi sono davvero innamorata di The Inkalist e non vedo l'ora di provare appunto il cleanser all'acido ialuronico e anche questa crema idratante con vitamina B, C ed E. Sono dei prodotti nuovi che questi ancora non ho testato, mentre questi mi sono trovata molto molto bene, li ho utilizzati le ultime sere, l'ultimo mese, che sono appunto il contorno occhi e il siero a base di retinolo, e ve li suggerisco, questi sono davvero pazzeschi, soprattutto per quelle come me, intorno alla trentina, amori miei, questi sono pazzeschi. Capisci a me quando parla a te? Siamo arrivate alla fine di questo haul dedicato a Look Fantastic. Questi sono tutti i prodottini che sono andata a scegliere in questo ordine appunto che ho fatto quest'ultima volta da Look Fantastic. Sto aspettando anche una mystery box che penso vi mostrerò nel prossimo video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, sia degli acquisti che vi ho mostrato, sia se volete vedere un video, se volete che registri un video appunto dedicato alla mystery box che mi sta arrivando. Visto che mi sta arrivando e che mi è stata data per farvela vedere, penso che comunque ve la farò vedere, però fatemelo sapere qui sotto nei commenti se la cosa vi dovesse interessare. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollicino in su, e io come sempre, arrivati a questo punto del video, vi ricordo di iscrivervi al canale per sostenerlo, davvero facilissimo, mi basta cliccare il tastino rosso qui sotto iscriviti, e soprattutto è completamente gratuito. Inoltre attivate anche la campanella per non perdere nessuno dei prossimi video. Vi do un mega bacione e vi aspetto qui sul canale ogni mercoledì alle 15. Ciao bellini.